Quando volete partire... Signore e signori appassionati di pallamano, siamo in diretta dall'Handball Arena di Leno per la 10ª giornata del campionato femminile di Serie A. Vedete già in campo le due formazioni del Leno, padrone di casa, e della Cassa Rurale Pontinia. Una sfida sicuramente importante quella di oggi, anche se dal significato diverso. Deve tornare al successo il Leno dopo il brutto KO contro Cassano Magnago di settimana scorsa. Vuole invece continuare a vincere sicuramente il Pontinia dopo le 5 vittorie consecutive inanellate dalla squadra laziale. Vedete il Leno con il completo rosso e bianco, mentre il Pontinia in completo giallo e blu. Vedete appunto le due formazioni che ricevono gli ultimi consigli dagli allenatori. Abbiamo detto appunto del Leno, una squadra che sta affrontando un periodo abbastanza complicato, fatica a trovare continuità in questo campionato dopo la vittoria con il Padova del turno infrasettimanale. È arrivata infatti la sconfitta con Cassano, una sconfitta che è arrivata con un brutto secondo tempo, e questo forse è un po' il limite che si è visto nella squadra di Bravi quest'anno, una fatica mentale, una fatica a mantenere attiva la mente, soprattutto nelle seconde frazioni di gioco. Dall'altra parte abbiamo detto invece una Cassa Rurale Pontinia, sicuramente una squadra di altissimo livello, una squadra neopromossa, vera e propria rivelazione del campionato, senza ombra di dubbio. Una squadra che appunto dopo aver perso le prime due giornate con Salerno e Mestrino, sicuramente due avversari di alto livello, ha poi pareggiato con Bressanone, unica squadra Pontinia che ha fermato la capolista Bressanone, e poi solo vittorie per le laziali, che si trovano appunto a quota 11 punti, quarte in classifica, e potrebbero anche arrivare al terzo posto con una vittoria oggi. E un terzo posto che significherebbe veramente tanto per una squadra neopromossa, per una squadra che ha investito tanto, che ha fatto sicuramente innesti importanti, ma forse neanche nelle più rosee aspettative ci si aspettava che a questo punto del campionato, quando mai è quasi finito il girone d'andata, fossero al quarto posto. È partita la gara, è iniziato il match, primo possesso per Leno, che manovra con Francesconi, centralmente Kirillova, Kojic, solito duetto Kojic-Kirillova. Un brutto pallone giocato all'indietro dalla formazione di Bravi, quindi subito possesso sprecato per Leno e può ripartire Pontinia. Primo contatto con il pallone anche per le ragazze di Giovanni Nasta. Barbosu, Put, ancora Barbosu. Si cerca un po' di confidenza con la palla in questi primi minuti. Put centralmente, va subito al tiro Put, ottima la risposta di Ramazzotti, primo buon intervento del portiere argentino di Leno, e quindi ripartenza per la squadra bresciana. Ancora Kirillova centralmente, Kojic prova a sfondare, non trova un varco, allora ancora su Kirillova, Francesconi adesso, Kirillova ancora, provano il tiro, fischiata un'infrazione alla difesa di Pontinia, e quindi ancora possesso per Leno con De Angelis che gioca per Kirillova, ancora De Angelis centralmente, Kojic, fermata ancora in maniera irregolare. Kojic prova una giocata rapida, non riesce a trovare Pedrotti, allora possesso per Pontinia, invece fischiata un'infrazione, nuovamente palla nelle mani delle Lenesi che devono andare al tiro per un via di un passivo ravvisato dagli arbitri. Viene fischiata un'altra infrazione, adesso dovranno sicuramente andare al tiro le ragazze di Bravi.
Kojic, al tiro Kojic, ottima risposta del portiere di Pontigna. Subito due interventi decisivi dei portieri, ripartenza per Pontigna che trova la rete, prima rete della numero 17 Bernabei, quindi 1-0 per Pontigna quando sono passati 2 minuti e 40 secondi dall'inizio della partita. Adesso attacco per Leno, Kojic centralmente, viene fischiato un altro fallo ai suoi danni. Kojic, ancora per De Angelis, Kirillova, solito giro palla del Leno, ancora De Angelis per Kirillova centralmente, Kojic che prova a trovare un varco, Kirillova, fischiato un fallo ancora e un cartellino giallo per il numero 17, l'autrice del gol, Bernabei. De Angelis adesso in posizione centrale, gioca con Kojic che trova Turina sull'ala destra. Ancora un ottimo intervento di Franceschini che fa ripartire le proprie compagne di squadra. Ottima azione ancora in velocità e ancora il gol Bernabei. 2-0, doppietta per adesso di Bernabei. E subito un'ottima partenza per le giocatrici ospiti che stanno difendendo veramente alla grande, e quando non sono riuscita a difendere sono arrivati gli interventi di Franceschini a tenere inviolata la porta. Adesso ancora il Leno con Kojic, non riesce a sfondare Kojic, ancora un'ottima difesa di Put. Kojic, De Angelis, Kojic, Kirillova centralmente, non riesce ad andare al tiro. Kojic adesso alza il braccio passivo, arriva un'ottima imbucata per Pedrotti, ma viene fischiata un'invasione, quindi sempre 2-0 per Pontigna che adesso prova a penetrare ma non si trovano le giocatrici laziali. Ripartenza di nuovo per Leno, Turina non riesce a sfondare, ottimo rientro difensivo di Pontigna. Cassa Rurale che è partita veramente alla grande, e adesso il Leno a Francesconi, uno dei pochi palloni toccati fino a qui, ancora a Kirillova. Vi assicuro che il match è a porte chiuse, ma c'è un tifo soprattutto da parte delle due panchine del tutto notevole. Grande incitamento appunto delle compagne di squadra che sono in panchina per quelle che invece sono in campo. Adesso Kirillova prova centralmente a penetrare, ancora un'infrazione, Bernabei, no, invece chiedo scusa, un fallo fischiato in attacco a Leno, quindi fallo di Kirillova. Rimasta a terra Bernabei, l'autrice dei due gol che fissano per ora il risultato sul 2-0. Sembra nulla di grave però per la giocatrice laziale che si rialza, sembra un po' frastornata, forse un colpo alla testa per lei. Esce adesso ed entra la numero 7 Milkovic. Riparte Pontigna, ricordiamo il risultato sul 2-0 in favore delle giocatrici ospiti, 5 minuti e 30, poco più di 30 sul cronometro, possesso ancora per la squadra laziale. Milinkovic per Put centralmente, prova la giocatrice ad andare al tiro, trova ancora un'ottima risposta di Ramazzotti. Ramazzotti che prova a innescare la ripartenza delle proprie giocatrici, arriva il tiro De Angelis, tiro bruttissimo questo di Maria De Angelis che finisce alto. Nulla da fare dunque per Leno che sta facendo veramente fatica a trovare la porta difesa da Franceschini.
dall'altra parte sicuramente un Pontinha che difende bene e che quando ha accelerato ha trovato due gol di pregevole fattura. Adesso ancora Put centralmente, prova a servire Milkovic, va al tiro Milkovic ma il tiro è debole e para ancora Ramazzotti in presa. Ripartenza allora veloce per Turina che non trova il pallone, è fischiata un'infrazione di piede a Turina. Nuovamente possesso per Pontinha, arriva anche l'incitamento alla panchina lenese che vede il Leno un po' in difficoltà, sembra un po' spesato in questo inizio di match. Anche l'incitamento di Giovanni Bravi adesso a caricare le sue ragazze. Put Barbosu, Barbosu forse infrazione di passi non ravvisata dagli arbitri, esso passivo però per Pontinha. Put al tiro, gran gol di Put e 3-0 per Pontinha. Prova Francesconi, deve entrare nel match l'ala di Leno, palla ancora per De Angelis che però ancora per la seconda volta non trova la porta. Dall'altra parte contropiede bellissimo di Pontinha direttamente da Franceschini a Bassanese che trova il gol del 4-0 dopo 7 minuti e 40 secondi. Inizio totalmente a marca giallo-blu che oggi però non è il colore del Leno ma è il colore di Pontinha. Veramente un inizio shock per il Leno che è veramente in difficoltà soprattutto nella fase offensiva, poi difensivamente qualcosa alle giocatrici di Giovanni Nasta bisogna anche concedere. Arriva però qui il primo gol per il Leno e quindi 4-1. Stati 8 minuti per realizzare la prima rete del Leno, un segnale però importante della squadra bresciana, forse utile anche per sbloccarsi. Adesso ancora le indicazioni di Giovanni Bravi per la propria difesa. Barbosu, Put, ancora Barbosu, Put centralmente, solita posizione, cerca di andare al tiro, ottima difesa di Francesconi, viene fischiata però un'irregolarità e allora possesso ancora laziale. Put centralmente, prova ad andare al tiro, non trova un varco, serve Barbosu, Barbosu costretto ad arretrare, ancora Barbosu che sfida la difesa, fischiata un'infrazione, doppia infrazione forse di Cogit e Turina. Ancora la palla nelle mani delle laziali, Barbosu, Put, va al tiro Put, gran risposta di Romina Ramazzotti con il piede destro. E allora Kocic che può tentare l'attacco. De Angelis, Kocic, Kirillova, Francesconi al tiro, ottima ancora la risposta di Franceschini. Veramente ritmi altissimi adesso nella partita. Put prova il tiro, Put trova ancora la risposta di Ramazzotti. Ripartenza velocissima per Turina che riesce a tenere in campo il pallone, serve De Angelis che penetra, De Angelis trova il gol del 4-2. Quando sono passati quasi 10 minuti dall'inizio del match, partita veramente a ritmi folli, non c'è un attimo di tregua, forse il risultato non è anche un po' bugiardo ma veramente a ritmi incandescenti in questo inizio di partita. E Leno che in realtà con un piccolissimo break di 2-0 ritorna in partita subito dopo un avvio decisamente deludente. Bernabei adesso cerca un varco, Bernabei prova ad andare al tiro, viene fermato regolarmente da Pedrotti che prende anche un cartellino giallo. Bernabei cerca Milkovic, ancora Bassanese, no Barbosu scusate, per Bernabei non riesce a trovare la compagna di squadra. Sempre Barbosu centralmente, cerca Milinkovic, il mancino della Milinkovic schermato dalla difesa allenese. E adesso Kocic, Kirillova
Kirillov, brutto passaggio per De Angelis, allora ripartenza ancora per Puntigna. Bassanese trova un gol sotto le gambe di Romina Ramazzotti. 5-2 in favore delle giocatrici ospiti. Qui brutta ripartenza di Leno, sta mancando la catena di sinistra alla squadra di Bravi. Kirillov e Francesconi non sono ancora entrate in partita, le due giocatrici che nelle ultime uscite hanno sicuramente fatto vedere le cose più importanti per la squadra bresciana. Oggi sembrano un po' sottotono. Adesso ho provato il tiro appunto Kirillova, che però trova un'ottima parata ancora di Franceschini. Esce Kirillova, entra Andreani, penetrazione centrale di Barbosu, fermata in maniera irregolare. Sempre il possesso per Pontigna. Barbosu, Bernabei prova il tiro, fermato regolarmente da Kojic. Bernabei scambia con Bassanese, prova a penetrare l'ala sinistra, viene fermata in maniera irregolare ancora Barbosu, brutto passaggio, un gran recupero di Andreani che poi lancia in contropiede Francesconi. Prova Francesconi a far tutto da solo, ottima la parata di Franceschini, però fallo fischiato su Anna Giulia Francesconi. 2 minuti e tiro dei 7 metri per Leno. Proprio Francesconi dai 7 metri, e cambio del portiere per Pontigna. Esce Franceschini, entra la giocatrice numero 33, Galletti. Quindi Franceschini contro Galletti. Francesconi senza finte, gol del 5-3, accorcia nuovamente le distanze il Leno. Squiziato Barbosu Milković, squizzato, prova a penetrare, ancora un ottimo gol di Pontigna, bella realizzazione, gol del 6-3, più 3 nuovamente per Pontigna. Kojic, De Angelis, Kirillova, De Angelis, Turina per Kojic non riesce a sfondare, fermata in maniera irregolare. Kirillova manovra con De Angelis, ancora che cerca Kojic, Turina sempre per De Angelis. Kojic, rischio di passivo per il Leno, ottimo il passaggio di Kirillova senza guardare per Anna Giulia Francesconi, gol del 6-4, prima giocata veramente importante della coppia Kirillova Francesconi. Passaggio non look di Kirillova che trova Francesconi, e gol del 6-4, meno 2 adesso per le padrone di casa, che hanno sicuramente avuto un'ottima reazione dopo una partenza shock. C'è da dare merito di questo sicuramente alle bresciane. Squizzato centralmente, palla che carambola sul ginocchio della giocatrice laziale, allora ripartenza per Leno. Kojic cerca Turina, bruttissimo il passaggio però di Kojic, allora ripartenza per Pontigna, ma anche dall'altra parte un errore delle laziali, riparte Francesconi, va al tiro Francesconi, fermata ottimamente dalla difesa laziale. Entra in campo anche Rueda. Kojic, De Angelis, Kojic,
Kolodziej in posizione centrale, De Angelis. Un bruttissimo pallone per Pedrotti, non si capiscono le giocatrici lenesi. Una fase del match zeppa di errori questa. Un ritmo tenuto veramente alto dalle due formazioni, adesso forse qualche errore di troppo però, da una parte e dall'altra. Naturalmente ne fa le spese il gioco. Anche due minuti per Kojic Neskovic, perché non ha lasciato la palla dopo il passaggio sbagliato a Pedrotti. Allora due minuti anche per la giocatrice del Leno. Barbosu con la finta, fischiato un'infrazione a Barbosu. Può cercare adesso il Leno allora il gol del 5-6. Anche se è un'inferiorità numerica adesso la squadra di Bravi, infatti cerca il più possibile di far passare i secondi. De Angelis non trova il passaggio per Krilova, allora pallone per Pedrotti. Turina, De Angelis, Krilova cerca di andare al tiro, va al tiro ma viene fermata in maniera irregolare. Tutta l'esperienza di Krilova e ancora un tiro dai 7 metri e ancora Francesconi dai 7 metri. Questa volta in porta ci rimane Franceschini e quindi la sfida sarà fra Francesconi e Franceschini. Francesconi senza la finta, gran parata di Franceschini, ci mette la manona e trova un ottimo intervento. Un gol importante poteva essere questo, un tiro dai 7 metri sicuramente importante. È stata brava però Franceschini ad opporsi a Francesconi. Barbosu, squizzato, che trova un'ottima giocata per l'ala destra di Pontigna, giocatrice numero 8 Podda, che però non riesce a trovare la rete. Ha cercato un pallonetto bellissimo Podda. Il pallone si è però stampato sulla traversa. Dall'altra parte ancora Krilova, che cerca di penetrare e viene fermata ancora in maniera irregolare dall'ottima difesa di Squizziato. È entrata anche Costanzo adesso nelle file del Leno. Costanzo, Krilova, Costanzo. Infrazione ancora fischiata alla difesa di Pontigna e due minuti alla giocatrice numero 29 Rueda. Solo dopo un po' di confusione riparte il match. De Angelis per Turina, ancora De Angelis per Costanzo in posizione di centrale. De Angelis cerca una palla per Turina, ancora una brutta giocata. Non viene ravvisato però il passivo dagli arbitri. Va al tiro Costanzo, viene fermata in maniera, trova il palo, non in maniera regolare, scusate, trova il palo e poi è bravissima Anna Pedrotti a siglare un pallonetto la rete delle 5-6. Si riportano a meno 1 le giocatrici di Bravi. Bernabei, Squizziato, ancora Bernabei per Squizziato. Put ancora, va al tiro Put e trova l'ottima risposta di Romina Ramazzotti. Veramente una paratona questa. Riparte Costanzo, che non sembra al meglio però. Serve De Angelis, lo scambio con Turina, ancora Costanzo centralmente. Krilova per Costanzo. De Angelis perde un bruttissimo pallone. De Angelis, anche De Angelis appare un po' sottotono. Possesso nuovamente per Pontigna.
Bernabei per Quiziato, si torna da Bernabei, prova un giro palla veloce Castellurale Pontinia, squiziato centralmente, palla per Pute che penetra, tiro violentissimo di Pute che però non trova la porta difesa da Romina Ramazzotti, riparte Leno, palla per Chirillo, serve subito Francesconi, Francesconi che penetra ma non trova la porta, questione veramente di centimetri qui per Anna Giulia Francesconi. Il Meschi rimane sul 6-5. Quando sono passati poco più di 20 minuti dall'inizio della partita. Bernabei. Sempre lo scambio Put Bernabei spiziato. Penetra la grande Put, fischiata un'infrazione di passi però alla giocatrice numero 96 laziale, e allora riparte ancora il Leno. Costanzo. Costanzo per De Angelis, ottima la difesa ancora una volta di Pontinia. Kirillova. Costanzo cerca di domesticare il pallone, lo trova, prova a penetrare, viene fermato in maniera irregolare da Put. De Angelis per Costanzo, ancora De Angelis, trova l'imbucata per Pedrotti, va al tiro Pedrotti, ancora la risposta di Franceschini. Leno che veramente prova in tutti i modi a raggiungere un pareggio che non arriva, e adesso time out chiamato dalla squadra laziale. Tornano in campo le squadre e con la palla nelle mani delle giocatrici di Pontinia. Put per Bernabei, squiziato. Sempre lo scambio Put Bernabei. Squiziato centralmente, cerca la penetrazione, serve Put. Put sull'ala, penetra alla grandissima la giocatrice numero 8 Podda, e gol del 7-5 scusate. Dall'altra parte arriva la rete subito di Costanzo, però 7-6, sempre vantaggio per Pontinia che riesce a rimanere in vantaggio di una rete. Insomma, un po' di confusione nel risultato sul tabellone luminoso, però 7-6 in favore di Pontinia. Squiziato va al tiro vicino Ramazzotti, cogita dall'altra parte per Costanzo. Kirillova centralmente, ancora l'ottima giocata di Kirillova, gol del pareggio.
7-7. Rimane ancora un po' di confusione fra cronometristi, arbitri e anche tra le giocatrici in campo. Il risultato adesso fisso sul 7-7. Ritrova il pareggio il Leno dopo una brutta, brutta partenza. Puziato, passivo adesso per la squadra laziale. Fallo fischiato a Anna Pedrotti e 2 minuti per Anna Pedrotti. Barboso per Squizziato. Bernabei centralmente, fermata con un fallo. Squizziato, Barboso, finta al tiro, serve ancora Bernabei che cerca di penetrare. Fallo di Andreani. Barboso, Squizziato, passivo adesso per le giocatrici Pontigna. Ottima la risposta di Ramazzotti sul tiro di Squizziato e risultato che rimane sul 7-7. Costanzo, Kojic, Kojic per Costanzo ancora. Kirillova, Francesconi, fallo fischiato a Kirillova. Esce dal campo, entra Andreani per la fase difensiva. Brutto il passaggio di Barboso per Squizziato. Quindi nuovamente palla nelle mani delle giocatrici di Giovanni Bravi. Un po' di imprecisione adesso da parte di tutte e due le squadre. Abbiamo detto ritmi tenuti altissimi fin dai primi minuti. Adesso giustamente le due squadre cercano di rifiatare, arrivano però anche alcuni errori. Kirillova per Costanzo, Kojic l'imbucata per Francesconi che viene trattenuta da Squizziato. Ancora Kojic che serve Costanzo, fallo su Costanzo. Kojic, Costanzo, fallo ancora su Costanzo. Gioco molto spezzettato adesso e time out chiesto da Giovanni Bravi. Pronte a ripartire le due squadre. Possesso in favore di Leno.
Kocic, Costanzo, ancora Costanzo centralmente, parata di Franceschini, Barbosu, cerca Barbosu di penetrare, trova schizziato, ancora Barbosu, scambio Barbosu schizziato, Barbosu che chiama uno schema, sempre lei a comandare il gioco delle razziali, adesso centralmente schizziato, palla servita alla grandissima a Podda che trova il gol dell'8-7, nuovo vantaggio per Pontinia. Kirillova, Kocic, Kocic ancora per Kirillova, Kirillova che trova un ottimo passaggio per Lanfredi, Costanzo centralmente, non trova Andreani, allora ripartenza per Pontinia con Podda, Podda prova a penetrare, penetra Podda, viene fermata e tiro dai 7 metri tra le proteste generali del Leno. 2 minuti per Lanfredi, no, non 2 minuti per Lanfredi, scusate. Squizziato contro Ramazzotti, gol di Squizziato, torna a mangiare un po' di strada il Pontinia, 9-7 per la formazione laziale che adesso deve difendere l'attacco del Leno. Fischiata un'infrazione ancora in attacco al Leno, deve ripartire adesso il Pontinia, sempre Squizziato, Squizziato che prova a penetrare centralmente, la difesa di Kocic, Squizziato, Barbosu, Barbosu ancora per Squizziato, solito scambio fra il numero 6 e il numero 55, Barbosu, Squizziato, non riesce ad andare al tiro ma trova ancora Podda, passaggio incantevole di Squizziato per Podda che trova il gol del 10-7. Adesso vantaggio che inizia a farsi ancora rassicurante, se così si può dire quando si parla di pallamano, per Pontinia. Ottima difesa della cassa rurale, ancora Kirillova per Kocic, Kirillova centralmente, non riesce a penetrare, cerca di servire Lanfredi ma viene fermata, fallo ancora della difesa della cassa rurale Pontinia. Kirillova, Costanzo, Kirillova che non riesce ad andare al tiro, servita Kocic, Kocic sfonda, Kocic trova il palo però, nulla da fare per Leno, ripartenza allora veloce di Pontinia, impreciso però il pallone per Bassanese e quindi attacco che sfuma per Pontinia. Cerca un tiro dalla lunghissima distanza Costanzo, rimpallato dalla difesa di Pontinia e quindi 10-7 il risultato alla fine dei primi 30 minuti. Dopo un avvio shock per il Leno che è andato sotto 4-0, poi ha trovato il pareggio, è arrivata fino al pareggio sul 7-7 la squadra di Bravi e poi il nuovo vantaggio per la cassa rurale Pontinia che conclude il primo tempo appunto sul 10-7.
Siamo tornati in diretta qui dall'Handball Arena di Leno. 10-7 il risultato alla fine del primo tempo in favore di Pontigna, che adesso manovra il primo possesso del secondo tempo. Bernabei, Barboso, va al tiro Pute, trova un altro gol subito in avvio, ottimo il gol di Pute, e 11-7 per Cassa Rurale Pontigna, che ci dispone in fase difensiva. De Angelis, Kirillova, De Angelis, palla per Pedrotti, Kogic centrale, Kirillova, cerca il pallone per Pedrotti, fischiata un'irregolarità alla difesa di Pontigna. De Angelis, De Angelis, ancora per Kogic, Kirillova, Kirillova va al tiro che cerca di sorprendere il portiere di Pontigna, riesce a metterci una pezza con un intervento di piede, poi fallo fischiato alla difesa laziale, quindi nuovamente possesso per il Leno. Kogic, brutto il pallone di Kogic per Kirillova, per D'Ambrosio, fischiata però una deviazione o un fallo della giocatrice di Pontigna, quindi nuovamente possesso per Leno. Kogic va al tiro, De Angelis trova un ottimo gol, De Angelis, gol dell'11-8. Accorcia nuovamente le distanze il Leno. Bernabei, Put, Barboso per Bernabei, solito giro palla delle gialloblu. Barboso ancora per Bernabei, cerca di sfondare Bernabei ma viene fermata in maniera regolare da Kogic. Bernabei, Put, Barboso cerca e trova un ottimo pallone per Bordon, che firma così il primo gol della sua partita. No, scusate, era Bassanese, non Bordon. Quindi un altro gol allora per Bassanese. Dall'altra parte De Angelis cerca l'imbucata per Pedrotti, fallo di piede di Put. Kirillova per De Angelis, De Angelis per Kogic. Si torna da Kirillova. Kirillova, Kogic al tiro, deviazione della difesa ospite e quindi possesso ancora per Leno. Lamentele generali, ma generali della difesa laziale, ma la deviazione è stata netta, quindi possesso giustamente lenese. De Angelis, Kogic, De Angelis, brutto il pallone per Kirillova, ravvisato un passivo, cerca Kogic di penetrare, palla ancora per Kirillova, deve andare al tiro la giocatrice di Leno, fischiata un'irregolarità, passi fischiati a Kirillova. Podda, Bernabei, Put,
Put per Bernabei. Ancora Put centralmente. Bernabei. Barbosu. Barbosu trattenuta da Kodic e poi arriva un altro grandissimo gol di Put. Secondo tempo iniziato in maniera magistrale da Put, 13-8, adesso vantaggio che inizia a farsi cospicuo per le ospiti, più 5. Kirillova. Kodic, ottima la penetrazione di Kodic, 13-9. Si riparte a ritmi altissimi ancora. Bernabei centralmente, sfonda Bernabei, trova un tiro che si stampa sulla traversa, fallo però di Ianna Pedrotti e quindi tiro dai 7 metri. Si presenta ancora squizzato, che ha realizzato due tiri dai 7 metri nel primo tempo. Vediamo come va ancora squizzato contro Ramazzotti. Squizzato, Ramazzotti si oppone. Ottima parata di Romina Ramazzotti. Parata decisiva questa. Kodic. Kirillova. Kirillova ancora per De Angelis. Pedrotti adesso, Kodic centrale, non riesce ad andare al tiro. La finta di Kodic, serve De Angelis. Palla per D'Ambrosio che non trova la porta veramente per pochissimo. Dall'altra parte Pontigna. Palla per Podda che va al tiro. Fallo ravvisato dagli arbitri e quindi nuovamente il possesso per Pontigna. Barbosu. Bernabei. Barbosu. Barbosu. Bernabei. Fallo ancora di Francesconi. Bernabei per Put. Ancora Put, trova un altro gol ed esulta ancora Put. Sta trascinando la squadra laziale in questo secondo tempo. Serve sicuramente una reazione alleno se vuole rimanere in partita. Siamo all'ottavo minuto, inizia a farsi ampio veramente il divario fra le due squadre. Adesso cerca di andare al tiro Kodic, fallo su Kodic e due minuti per Put. Deve approfittarne sicuramente alleno adesso, fuori la giocatrice migliore per Leno, per Pontigna, quindi Leno che può approfittare di questo e anche della superiorità numerica. Kirillova, palla per D'Ambrosio che va al tiro e trova il gol. D'Ambrosio, 14-10. Barbosu per squizziato, ancora Barbosu. Solito scambio, squizziato, Barbosu, Bernabei. Bernabei che riceve palla adesso, sempre per Barbosu. Squizziato, cerca un varco, Bernabei centrale. Aumenta il ritmo la Castellare Pontigna. Podda cerca ancora squizziato. Bernabei cerca la penetrazione e viene fermata in maniera irregolare, quindi ancora possesso per la squadra laziale. Barbosu, squizziato. Bernabei. Palla deviata dalla difesa e quindi possono ancora manovrare
le giocatrici Giovanni Nasta. Barbosu. Barbosu con un tiro improvviso che trova l'ottima risposta di Romina Ramazzotti. Può ripartire allora il Leno. Kojic. Kojic per Kirillova. Fermata in maniera regolare Kirillova, ancora grandissima difesa di Squizziato. Kojic. De Angis per D'Ambrosio, intercetto di Bassanese. De Angelis, Kirillova, Kojic. Kirillova che trova D'Ambrosio, ottima risposta di Franceschini, però riparte allora Pontigna. Barbosu cerca Putri, entrata in campo, Barbosu ancora, la finta, Bernabei, fallo di Kojic, giustamente fischiato dagli arbitri, e due minuti per Kojic, forse un po' severi due minuti, ma decisione che ci può stare. Adesso superiorità numerica per Pontigna. Barbosu. Bernabei. Barbosu. Ancora per Bernabei e un altro fallo di Francesconi. Bernabei. Sempre per Barbosu. Barbosu. Scusate, Bernabei, palla per Poda, qui l'ottima risposta di Ramazzotti. Adesso rallenta un po' il ritmo il Leno, sempre sotto di 4, cambio, esce Andreani, entra Kirillova. De Angelis. Francesconi. De Angelis. Francesconi. Va al tiro Francesconi, trova un'ottima risposta di Franceschini e quindi può ripartire la cassa rurale Pontigna, che va subito al tiro improvviso con Pute, si oppone ancora alla grande Romina Ramazzotti. Francesconi. Kirillova per D'Ambrosio. Palla per De Angelis. De Angelis ancora per Kirillova. De Angelis. Kirillova. Francesconi. Kirillova. Infrazione fischiata De Angelis, però ravvisata un'infrazione anche della difesa ospite, quindi possesso nuovamente per Leno. De Angelis. Kojic che è rientrato in campo. Kojic cerca di penetrare, fermato in maniera irregolare. Kojic cerca ancora di penetrare, trova ancora Franceschini che dice di no. Put che rallenta il gioco. Bernabei. Podda. Bernabei. Put. Ancora Put in posizione centrale. Bernabei sempre per Put. Adesso Barbosu. Finta di andare al tiro, palla per Put. Bernabei ancora. Put. Put al tiro. Grandissimo gol ancora di Put. Nulla ha potuto qui Romina Ramazzotti.
se c'è una giocatrice che ha trascinato puntini in questo secondo tempo, sicuramente Put ha fatto vedere veramente delle cose stratosferiche in questo secondo tempo. Dall'altra parte Leno. Ancora un'infrazione alla difesa ospite. Stiamo giungendo alla metà del secondo tempo, sicuramente adesso il Leno dovrà accelerare un po', perché sotto di 5 gol inizia a non essere poi molto il tempo a disposizione per recuperare, mentre abbiamo visto un'altra conclusione di Crillo con un'ottima risposta di Franceschini. Ancora cerca un'imbucata anche Put, adesso non trova però la compagna di squadra, riparte il Leno. Kojic può sfruttare un varco, serve Anna Pedrotti che va al tiro, fermata in maniera regolare da Put, e tiro dai 7 metri. Non si presenta adesso Francesconi dai 7 metri, ma sarà Kirillova contro Franceschini. Kirillova con le finte. Kirillova che trova l'angolino basso, tocca soltanto Franceschini. 15-11. Non si è segnato tanto in questa partita. Vedete che a metà della ripresa siamo solo sul punteggio 15-11. I ritmi sono stati tenuti e mantenuti altissimi in certi frangenti, però ad averla meglio sono quelle sempre state le difese o le parate dei portieri, poi naturalmente anche qualche errore di troppo da parte delle due formazioni. Adesso fallo di Andreani e nuovo tiro dai 7 metri. Esce Romina Ramazzotti. Podda dai 7 metri. Podda trova la rete. Quindi 16-11 adesso per Pontigna. Andreani cerca un barco, serve ultimamente D'Ambrosio che viene ancora bloccata da Franceschini, e quindi il risultato che rimane sul 16-11 in favore dei laziali. Adesso chiesta maggiore attenzione da parte di Romina Ramazzotti, vuole che la difesa stia attenta e che collabori. Cerca di manovrare Pontigna anche tenendo il ritmo più basso adesso. Barbosu per Bernabei. Grandissima risposta di Romina Ramazzotti che lancia il contropiede, poi penetra Francesconi e trova un ottimo gol. Franceschini, gol del 16-12, torna a meno 4 il Leno, mentre è costretto a uscire dal campo Kojic, che forse ha subito un colpo nell'ultima azione difensiva. Esce molto delorante Kojic e torna in campo Costanzo. Barbosu per Bernabei, sempre Barbosu. Ha chiesto uno sfondo alla difesa del Leno non ravvisato dagli arbitri. Bernabei, ancora Put, va al tiro Put, ci mette ancora una pezza Romina Ramazzotti. E allora riparte il Leno. Kirillova, passi fischiati alla giocatrice lenese. Barbosu per Bernabei.
Entra in campo anche la giocatrice numero 10, Conte, per Puntigna. Conte adesso possesso di palla, Barbosu, Bernabei. Bernabei che penetra centralmente e trova un altro bel gol. Gol che riporta le laziali avanti in 5 reti. Adesso Francesconi ci prova l'ala di Leno. È costretta però a retrocedere la formazione dei bravi. Costanzo. Kirillova. Kirillova per Costanzo. Costanzo per Andreani. Andreani che perde un brutto pallone, allora può ripartire Pontigna. Palla per Bernabei, Bernabei contro Romina Ramazzotti. Romina Ramazzotti ipnotizza Bernabei che a tu per tu con il portiere colpisce il palo. Fortunato il Leno, sfortunato Pontigna. 17-12 sempre per le giocatrici ospiti. Kirillova penetra centralmente, fermata in maniera irregolare. E tiro dai 7 metri con Costanzo che si presenta di fronte a Franceschini. Costanzo con le finte, Costanzo, e poi trova la rete del 17-13. Torna meno 4 il Leno. Barbosu. Bernabei per Barbosu. Ancora Bernabei. Ottima l'imbucata per Bassanese che trova il gol. Adesso un vantaggio di 5 reti che quando mancano meno di 10 minuti alla fine dell'incontro può essere davvero decisivo per la squadra ospite. Time out adesso chiamato da Giovanni Bravi. Secondo tempo a fasi alterne, questo è partita sicuramente meglio Pontigna. Poi c'è stata una reazione del Leno che non è riuscita a fare come nel primo tempo e a tornare pienamente nel match, a ritornare in pareggio. Adesso, come abbiamo appena detto, 5 reti di vantaggio quando mancano 9 minuti sostanzialmente alla fine dell'incontro. È un vantaggio che è abbastanza rassicurante per la squadra laziale, anche se, continuiamo a dirlo, nella pallamano non c'è nulla di scontato e non c'è nulla di certo. Saranno comunque 9 minuti da vivere qui all'Handball Arena di Leno. Castro Rurale Pontigna che in caso di vittoria andrebbe in solitaria al terzo posto e allungherebbe la striscia di risultati consecutivi, arriverebbe a 7 con 6 vittorie consecutive. Come abbiamo detto all'inizio del match, veramente oltre ogni più rosea aspettativa. E credo di non fare un torto a nessuno dicendo questo, ma c'è da fare sicuramente i complimenti a una squadra che si sta rivelando di alta classifica assolutamente in questo campionato. Costanzo. Kirillova. Ancora Costanzo. Costanzo per Kirillova. Costanzo centralmente, non riesce a sfondare. Palla per Turina. Costanzo. Costanzo per Kirillova. Ancora Francesconi che cerca di penetrare, penetra Francesconi, risposta da grandissimo portiere di Franceschini. Bernabei per Barbosu, adesso Conte. Barbosu
per Conte, di nuovo Barbosa in posizione centrale. Si scambiano Bernabei e Barbosa, sempre Bernabei, Bernabei va alla conclusione, trova la gamba di Romina Ramazzotti. L'invasione fischiata a Podda. Deve alzare i ritmi adesso il Leno, velocizzare, prova un ottimo, cerca un passaggio complicatissimo De Angelis, palla che non arriva a Francesconi. Costanzo, Costanzo per Kirillova, Costanzo, Kirillova, De Angelis, De Angelis alla conclusione, trova ancora Franceschini che fa ripartire immediatamente le proprie compagne di squadra, si presenta tu per tu con Ramazzotti, Bassanese dice di no ancora Romina, risultato che rimane incontrato sul 18-13, ci prova dall'altra parte Costanzo che sembra però andare piano, sicuramente non è al 100% il capitano di Leno. De Angelis per Costanzo, bruttissimo pallone di De Angelis per Costanzo, fallo di piede della giocatrice di Leno. Bernabei, Podda ancora per Bernabei, Conte, Bernabei, ancora Conte, Conte per Bernabei, fa passare adesso i secondi Pontigna. Bernabei, Bernabei, sfonda Bernabei, fallo fischiato alla difesa di Leno, giustamente il tiro dei 7 metri, ma rimane a terra durante Costanzo, no, che si rialza, forse nulla di troppo grave per Costanzo che prende 2 minuti. Si prende 2 minuti, si rialza, prende 2 minuti e tiro dei 7 metri, Podda contro Ramazzotti. Podda con le finte, va Podda e trova il palo, uno da fare per Podda dai 7 metri. Adesso riparte il Leno, Andreani, Francesconi, Kirillova, Andreani, Andreani, De Angelis, Andreani, prova l'imboccata De Angelis per Andreani, viene fermata dalla difesa di Pontigna, palla per Bassanese che cerca di sfondare, fermata da Francesconi. 5 minuti al termine del match e match che si sta indirizzando nettamente in casa delle laziali. Bernabei adesso per Barbosio, Barbosio ancora per Bernabei, prova il tiro Conte, fermata ancora Barbosio, ennesima parata di Romina Ramazzotti. Adesso deve ripartire il Leno, va però piano la squadra di Giovanni Bravi che pur si è anche mollato un po' in questo finale di match. Recupera un altro ottimo pallone Pontigna con Rueda, Rueda fa finta di Rueda, si presenta ancora davanti a Romina e ci mette ancora una pezza Romina, veramente Romina che tiene a galla il Leno in questa ripresa. Sempre meno 5, ma il risultato che poteva essere sicuramente più ampio in favore di Pontigna senza le
parate del portierone lenese. Adesso Andreani prova ad andare al tiro, fermata in maniera irregolare. Kirillova. Ripartenza ancora di Pontigna con Bernabei per Barbosu. Barbosu per Bernabei. Ancora lo scambio, sempre Barbosu, serve Conte. Conte per Bernabei. Palla per Francesconi. Francesconi si presenta tu per tu con Franceschini. Alla meglio questa volta l'ala di Leno. 18 a 14. E poco più di 2 minuti al termine del match. Adesso un time out chiesto dall'allenatore di Pontigna. Tornano in campo le squadre per questi ultimi 2 minuti e 40 secondi. Barbosu, Bernabei. Barbosu, lo scambio ancora con Bernabei. Barbosu. Bernabei non riesce a sfondare, fermata in maniera regolare da De Angelis. Adesso veramente ultime azioni dell'incontro. Conte, servita da Bernabei, non riesce a sfondare. Barbosu, palla ancora per Squiziato che va al tiro, trova la parata di piedi di Romina Ramazzotti. Ripartenza veloce adesso di De Angelis, ultima possibilità del Leno che prova a rientrare in partita, ma sicuramente vittoria che è quasi certamente nelle mani di Pontigna. Palla persa malamente da Leno e uno degli ultimi possessi, adesso se ne va così. Bernabei per Pontigna. Podda. Bernabei. Bernabei, Barbosu. Va al tiro Conte, non trova però lo specchio della porta. Riparte allora il Leno con Romina Ramazzotti. Ottima difesa di Barbosu, ma viene fischiata un'irregolarità. Barbosu, veramente un gesto atletico notevole per Barbosu, ma ravvisata un'irregolarità degli arbitri, quindi possesso nuovamente per Leno. Meno di un minuto alla fine del match. Palla per Andreani che riesce a gestire il pallone. Ancora fallo. De Angelis. Kocic. De Angelis. De Angelis per Kocic.
penetra Kojic, trova ancora la risposta di Franceschini, doppia risposta di Franceschini miracolosa, prima su Kojic, poi su Andreani, grandissima parata veramente oggi i portieri protagonisti. Dall'altra parte Conte sigla il gol che chiude definitivamente il match quando mancano 15 secondi più 5 per il Pontigna, che con un'ottima parata ancora di Franceschini, veramente in stato di grazia, una paratona su Andreani, e match che finisce qui tra le esultanze del giocatrice e l'allenatore di Pontigna. 19-14 il risultato finale in favore di Pontigna, che mette a segno così la sesta vittoria consecutiva. Dall'altra parte invece seconda sconfitta dopo il capo a Cassano per il Leno, che rimane fermo a quota 4 punti in classifica, vola a quota 13 il Pontigna. Dall'Handball Arena è tutto, ci vediamo tra due settimane e buona serata.